Ciao a tutti, popolo del tubo, benvenuti in questo nuovo test mod, un altro test mod tutto italiano, di modder italiani. Oggi parliamo ovviamente del solito Peppe978, del Farming Simulator Italia Team, FSI Team, e appunto parliamo di una moddina da loro fatta, ovvero l'aratro artigianale per PC, per console. Quindi ragazzi, esultate, esultate, io sono contento quando le mod, sapete, escono anche per console. Allora ragazzi, questi aratri sono a due vomeri e a tre vomeri, sono artigianali, sono fatti da Peppe su un modello non esistente nella realtà, quindi è stato fatto proprio tutto da zero, è un modello diciamo immaginario. Ed eccolo qua ragazzi, eccolo qua, Lizard ha due e tre vomeri. Ovviamente non mi soffermo sul fatto delle texture, del modello, perché si sa che FSI è sinonimo, è sintomo, si dice sintomo o sinonimo? Sinonimo, che sintomo? È sinonimo ragazzi di qualità, qualità con la Q, ma senti, senti la Q, qualità. Quindi ragazzi, è inutile soffermarsi sui particolari e su queste cosine qua. Guardate qua che spettacolo. Lo so, dico che è inutile soffermarsi, ma poi mi ci soffermo. Però ragazzi, come fate a non guardare? Guardate i bulloni, le cose, cioè veramente. Tanto di cappello, tanto di cappello. Allora, questo aratro ovviamente lo trovate nella categoria aratro. Eccolo qua, lo trovate come aratro appunto artigianale. La cosa bella, oltre al bivomere e al trivomere, quindi eccolo qua, cioè guardate che spettacolo, io continuo a dirlo. Larghezza ovviamente c'ha la lavorazione di un metro, perché comunque è un aratro piccolino, richiede 115 cavalli. La cosa bella è che potete scegliere i colori originali. Peppe vi ha dato il colore Nardi, vi ha dato il colore Black, vi ha dato il colore Kun, vi ha dato il colore Stoll, vi ha dato il colore Blue Kun e vi ha dato il verde John Deere, ragazzi. Quindi potete personalizzarvi questo aratro del colore che preferite. Adesso ve lo porto a vedere, ve lo porto a vedere. Ragazzi, l'ho azzeccato perché potevo anche dire ve lo porto a vederlo, e invece ho detto ve lo porto a vedere. In campo, allons, enfant de la patrie, allons. Allora ragazzi, eccolo qua ragazzi, in gioco, abbassiamolo in gioco. Ed ecco qua ragazzi che l'aratro fa quello che deve fare, ara. Ovviamente, ripeto, un metro di lavoro, quindi adatto per campi piccoli, mappe piccole, robettina italiana. Però vedete che funziona tutto. Ovviamente non è che mi potete usare sto aratro sulla Welker Farm, ecco, oddio, ho preso la roccia. Non è che me lo potete usare sulla Welker Farm. Come vedete c'ha anche la funzione quella che si gira, quindi è girevole, non mi vengono in mente altri termini se non girevole, quindi scusate se non dico proprio il termine tecnico esatto. Ed ecco qua ragazzi, ecco qua, fatemi sapere nei commenti se lo state usando, che cosa ne pensate, commentate, commentate, commentate. Come al solito in descrizione ci sono tutti i miei social, il link per diventare abbonati con il vantaggio di avere dei video solo esclusivi per voi, o per fare piccole donazioni libere se volete sostenere il mio lavoro, non solo su YouTube ma anche come modding. E che ve volevo dire, tutti i miei social, Twitch, Discord, eccetera, eccetera. Ragazzi, sta per uscire la roba del contest, è finito ormai il limite per portare i mezzi al contest, quindi ragazzi stanno per uscire degli speciali, una playlist fatta apposta che si chiamerà Speciale Contest 2019, in cui faremo news giornaliere, anteprime, interviste ai modder. Ragazzi, chi più ne ha più ne metta, iscrivetevi a sto canale, non so più come dirvelo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!